È un'opera ferma da diverso tempo, era partita nel 2001, ma poi ci sono stati dei contenziosi, quindi adesso riparte l'opera che prevede complessivamente un importo di 11 milioni di euro, di cui una parte già sono stati spesi e quindi sostenuti in relazione al precedente costruttore. Quindi adesso terminate tutte le incombenze e risolte tutte le questioni, riparte il tutto con una nuova gara che ci consentirà di concludere l'opera, ci auguriamo nell'arco di un anno e mezzo, 2 anni al massimo. L'altro giorno proprio ai nostri microfoni aveva parlato delle iniziative che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per le periferie che soffrono di diverse problematiche di ordine sociale. Sì, è vero, le problematiche di ordine sociale connesse a quelle che riguardano l'abitazione, quindi le case popolari, sono due temi che stanno particolarmente a cuore a questa amministrazione. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, certamente noi abbiamo tutto il tema e il discorso delle periferie che stiamo affrontando e affronteremo nei prossimi mesi grazie all'erogazione dei fondi del MIT e che consentiranno proprio un'attività di riqualificazione delle periferie, quindi non solo dell'area che chiamiamo cosiddetta Rancitelli ma anche dell'area di Via Caduti per Servizio, area Zanni, e sono tutti interventi di carattere sia sprettamente sociale di animazione del territorio e contestualmente anche rispetto alle infrastrutture. Quella che vediamo qui oggi, appunto il contratto di quartiere che riguarda Via Tronto, è invece un'opera che è partita, come vi dicevo precedentemente, e che da tanto tempo la città attende nella sua conclusione. Proprio 3 giorni fa abbiamo approvato in giunta proprio la ripartenza dei lavori.